ringrazio tutti i partecipanti, già avete avuto o comunque vi stanno dando una copia del comunicato stampa, quindi conoscete il contesto, diciamo, investigativo, l'indagine particolarmente significativa che andiamo ad illustrare, che è stata condotta dal Comando Provinciale di Messina, in particolare dalle compagnie di Barcellona, qui c'è il capitano Tancone, il comandante della compagnia, e dalla compagnia di Patti e c'è il tenente Buschittari. Sotto la direzione della direzione distrettuale antimafia di Messina, in particolare il dottor Danna e il dottor Verzeri. Il contesto è quello dell'eolico, quindi in particolare delle energie rinnovabili e dell'eolico, un settore che si è molto sviluppato nell'ultimo decennio e anche più, e che ha attirato tutta una serie di capitali e quindi di interesse a livello di criminalità organizzata. Ci sono state in Sicilia, in Italia, diverse indagini su questo settore, anche qua il Comando Provinciale di Messina, ricordo l'indagine Eolo proprio su questo settore conclusa a ottobre 2010. In particolare per quanto riguarda questa indagine di cui andiamo a parlare, ha riguardato il parco eolico di Alcantara Peloritani, che investe quindi un'area che è collocata poi sul barcellonese, diciamo come influenza perlomeno di criminalità organizzata sul barcellonese. Si tratta di attività svolte da privati che investono, vengono attirati questi capitali e quindi sull'eolico investono ingenti somme, godendo poi di finanziamenti pubblici e agevolazioni varie per favorire questo settore. In particolare le indagini sono sono iniziate già nel 2009, pare tanto, però in realtà già nella fase esecutiva di questi appalti e di questi lavori, perché poi sono cose che durano a lungo. La prima convenzione con la Regione Sicilia per quanto riguarda l'eolico è del 1999 tra la società API Holding, diciamo, che detta il quadro generale, quindi sono attività che durano anni in fase di progettazione. Si è arrivati in esecuzione a fine tra 2008 e 2009, quindi in questi anni qua, e qui ci sono state le indagini condotte dalle due compagnie, due indagini distinte, poi coordinate su due diversi versanti e aree, poi coordinate dalla direzione distrettuale, che hanno consentito di accertare come le scelte poi, nel senso che qua abbiamo una serie di società a livello nazionale e internazionale poi che prendono in mano, diciamo, l'eolico, poi ci sono che affidano i lavori a società a livello locale che sono quelle che dovrebbero materialmente eseguire i lavori, come queste scelte in realtà siano state determinate non da logiche aziendali di scelta di chi poteva meglio realizzare il lavoro, ma da evidenti interferenze della criminalità organizzata e che hanno seguito proprio gli equilibri mafiosi, quindi anche con i cambi che ci sono stati negli anni, quindi la scelta è stata fortemente influenzata da questo. In particolare per quanto riguarda il parco Alcantara Peloritani, di cui ci si è occupati specificatamente, tra i soggetti arrestati avete visto c'è Bonanno Santi, che è il referente della Cobifur, che ha eseguito parte dei lavori, e Rotella Michele dell'ATI Nebro di Eolico, due aziende che quindi sicuramente contigue alla criminalità organizzata. Rotella, io sono qui solo dal 1 ottobre, già è la terza volta che ce ne occupiamo, con ingenti sequestri plurimi per milioni di euro, quindi voglio dire il legame e la riconducibilità del suo patrimonio è già emersa in passato, è già stato condannato in primo grado, lo stesso
Buonanno è stato indagato, erano emersi elementi, anche se poi è con questa indagine che si sono acquisiti ulteriori elementi. Elementi che sono usciti da indagini sia documentali, sia da intercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni di collaboratori che hanno ulteriormente avvalorato poi il tutto e hanno dimostrato, diciamo, questo quadro di come la criminalità organizzata abbia assunto il controllo poi tramite le imprese poi che subappaltavano, che erano imprese normalmente neanche in grado di svolgere questi lavori, che in realtà quindi è di qui anche la contestazione dell'estorsione, in realtà costringevano ad affidare i lavori a loro, che poi a loro volta con oli a freddo, con altri sistemi, li facevano svolgere ad altre ditte, ricavando però nella sovraffatturazione quindi quello che era il guadagno senza svolgere particolari attività. In questo ambito peraltro sono state accertate, chiaramente favorite poi dal fatto che le ditte subappaltanti appartenessero alla criminalità organizzata, una serie di irregolarità poi nell'esecuzione dei lavori, irregolarità che non venivano, in teoria l'azienda che aveva subappaltato doveva effettuare dei controlli e pretendere che i lavori fossero eseguiti sia come tempistica sia come tipologia di lavori come erano stati concordati. In realtà questi controlli o non c'erano o comunque erano addomesticati in maniera tale di fare stati d'avanzamento lavori fasulli o altre cose per una serie di irregolarità. E quando c'è stato, perché c'è stato il caso di un ingegnere che ha provato a essere di più rigido nei controlli, di fatto non è stato, ha subito delle minacce, non è, neanche i suoi stessi dirigenti della società che doveva fare i controlli non lo hanno di certo appoggiato, e alla fine ha preferito rinunciare all'incarico e trasferirsi e andarsene. All'estero, all'estero, sì, giusto, sì, infatti ha lasciato non solo la Sicilia ma l'Italia, credo, sì, un altro paese europeo. In questo contesto c'è il discorso anche politico, nel senso che poi, in particolare per quanto riguarda i lavori a Fondachelli Fantina, c'è un intervento del sindaco, di cui l'arresto e il reato di concussione, che va a bloccare i lavori che erano stati affidati. A un certo punto è molto rigido, ma contestando cose che c'erano anche, la mancanza di una convenzione definitiva, e blocca i lavori, però la finalità non è quella di pretendere di risolvere diciamo, le irregolarità che c'erano, ma quella, perlomeno emerge dalle indagini, poi dalle intercettazioni dell'attività investigativa, è quella di pretendere che nell'ambito dei lavori dell'eolico ci sia spazio anche per l'impresa del cugino, e quindi con la collaborazione del tecnico comunale fa in modo che venga inserita al posto di un'altra ditta che avrebbe dovuto esserci, la ditta del cugino, e a quel punto si sbloccano le autorizzazioni anche per le altre ditte, senza che ci sia stata in realtà una risoluzione di delle cose che aveva contestato inizialmente. Quindi un quadro risorse, capitali in afflusso per opere importanti che purtroppo però in maniera consistente finiscono per arricchire la criminalità organizzata o la concussione, non corruzione, in questo caso politica. Io mi fermerei qua, poi se... Sì. Dottor Danna. Sì. Credo che il colonnello è stato abbastanza esaustivo e ha detto sostanzialmente tutto. L'unica cosa che mi sento qui di aggiungere è solamente questo, che probabilmente questa qui è un'attività che rappresenta uno sviluppo fisiologico e necessario di quelle che sono le attività svolte dai carabinieri, voi del Rosso, voi del Comando Provinciale contro la criminalità organizzata barcellonese, che è passata attraverso una serie di altre operazioni come Pozzo, Pozzo 2, Gota e tante altre. Tant'è che poi noi abbiamo mutuato soprattutto dall'operazione Pozzo 2 quello che erano le modalità di scelta dei soggetti che di volta in volta andavano a eseguire materialmente, in concreto, i lavori appaltati a società di interesse nazionale.
Abbiamo avuto la fortuna quindi di intercettare e di vedere nascere questo parco eolico e soprattutto ci siamo posti un problema sin dall'inizio sui criteri di scelta dei subappaltatori. Perché la società che era stata scelta come Project Finance, la GES SPA, va a scegliere due soggetti, o meglio due società riconducibili a due soggetti, una del Bonanno e l'altra del signor Rotella Michele, che già quando iniziano i lavori, siamo nel marzo 2009 grosso modo, erano stati già coinvolti pesantemente dall'operazione Vivaio e addirittura erano stati anche tratti in arresto. È stato questo un attimino quello che ci ha un pochettino messo in allarme, ci ha consentito anche quindi di sviluppare questa indagine. Il buco nero di questa indagine è proprio questo, ed è, rappresenta anche poi il buco nero anche di altre indagini di mafia. La scelta, cioè come avviene la scelta dei subappaltatori cui materialmente vengono date le opere, perché apparentemente non abbiamo minacce, apparentemente non ci sono intimidazioni, e però di fatto abbiamo questa scelta che viene giustificata sia dai tecnici delle società che danno gli appalti, sia dagli stessi soggetti che ricevono gli appalti, come provvidenze divine, chiamiamole così. Questo è il buco nero su cui purtroppo siamo rimasti ancora all'indagine, non abbiamo trovato un punto fermo. Il dato è comunque che nonostante nel 2008 il signor Rotella e il signor Bonanno fossero stati già raggiunti da misura cautelare e comunque fossero già indagati nell'ambito dell'operazione Vivaio, purtuttavia la GES SPA, che è una società a livello nazionale, che opera a livello nazionale, e che era la società che stava per conto della SER, che a sua volta è una controllata del gruppo API Holding e stava eseguendo questi lavori, ha deciso di affidare completamente questi lavori a questi due lotti, al Cantare Sud e al Cantare Nord, a queste due società. Come giustamente poi ha detto il colonnello, ha già anticipato il colonnello, all'interno poi delle lavorazioni in sé per sé noi abbiamo avuto modo di riscontrare attraverso l'attività di intercettazione e di soprattutto anche delle acquisizioni testimoniali dell'ingegnere che era stato successivamente costretto ad allontanarsi, abbiamo acquisito un dato certo, e cioè l'utilizzo di materiali non conformi a quelli che sono progettuali, realizzazione di lavorazioni in meno rispetto a quelle previste, che non sono state mai fatte oggetto di contestazione da parte della società appaltante. Anche questo rappresenta una stranezza nell'ambito di questi appalti. Devo tuttavia evidenziare che trattandosi di un appalto privato, sia pure per un'opera di interesse pubblico, non abbiamo la possibilità come pubblica amministrazione di fare dei controlli preventivi o in corso d'opera. E quindi noi abbiamo scoperto queste irregolarità solo grazie all'attività dei carabinieri della compagnia di Patti e di Barcione Pozzo di Cotto. Se non avessimo avuto questa fortuna, quindi questo l'oracume, che bisogna anche dirlo, di riuscire a attenzionare alcuni soggetti, in particolare i tecnici della GES che curavano per conto dell'impresa la gestione materiale dei cantieri, non ce ne saremmo assolutamente accorti. Questo è più o meno quello che è successo. Abbiamo accertato materiale che non rientrava nel capitolato d'appalto. Sì, cioè, su quello stiamo ancora approfondendo le indagini, perché si tratta di indagini tecniche e quindi ovviamente hanno dei tempi molto più lunghi rispetto a quelle che sono le indagini, chiamiamo giudiziarie in senso stretto. Però anche là abbiamo l'utilizzo di cemento non conforme a quello che è il capitolato, non parlo di cemento impoverito, attenzione, ma parlo di cemento non conforme a quello previsto come consistenza dei capitolati. In che misura si è verificato? Cioè, ad esempio, se il capitolato d'appalto questo materiale per un costo di 100.000 euro, loro in che misura ne hanno utilizzato? E questo è l'oggetto delle ulteriori indagini, perché non è facile fare questo accertamento. Sicuramente inferiore come valore, come qualità? Come qualità, sicuramente come qualità, certamente. E questo ha comportato, tant'è che ci sono anche altre ipotesi di reato su cui stiamo ancora lavorando con i carabinieri sia di Barcellona che di Patti, che riguardano anche l'ipotesi della truffa, perché come esattamente aveva anche anticipato il colonnello, le lavorazioni non sono state conformi a progetto, parte di queste lavorazioni sono finanziate con fondi pubblici della 488, per cui ci sono delle ipotesi di reato procedibili d'ufficio su cui ancora stiamo approfondendo e che riguardano altri soggetti non raggiunti da quella che è la nostra, questa ordinanza.